Salve a tutti, cari amici, ce l'ho ancora qui, ragazzi, ce l'ho ancora qui. Non è andato via. Sono ancora pettinato. E siamo qui con il secondo, abbiamo deciso dopo varie discussioni se farne un altro o no. Ormai lui non interessa più tranne che imitare il carissimo Poleyman. E questa è l'urna. Non è più l'urna, ma cos'è? È sempre l'urna, anche se stai imitando un Poleyman. La prossima volta faccio Paul Bear, se vengo, mi faccio i baffettini, faccio Paul Bear. Un po' bianco, devi metterti un po' di di Paul Bear, però di tinta lì, non so. Preferisco Poleyman, esatto, è uno dei miei esatto, il grandissimo Poleyman. E comunque siamo qui con il Jack e Peppino, ditelo a noi. E andrò con l'estrazione. Questi ricordiamo che prima avete visto il video lì di no? Avete visto le rinascite? Fatta il four way. Devo digerire l'acqua che ho appena bevuto, ragazzi. Magna! Beve, digerisce! Rutte, scurreggia! Rock! No, vabbè, stiamo seri un attimo. Questi qui sono i commenti, come sempre, che avete fatto sotto il match di Undertaker contro Daniel Bryan, il famosissimo Daniel Bryan Extreme Rules match. Ma basta! Sto facendo, sei pronto? Io con penso questo cocktail, non lo so. E l'altro match era Yokozuna contro The Big Show. Apriamo, esce il fumo adesso. Brock! E andiamo. Nessuno può battere Brock! Io mescolo ancora, ragazzi, ok. Eccolo qua il biglietto fortunato. O sono due? No, è uno, è uno. Sono due? No, sono due, è uno. Due. Sono due. Quale vuoi? E l'hai preso te, quello è quello sacro, quello lì che hai preso. Ah, quello te. Che toccano le mie mani è sacro. Sì, è sacro. Brock! Allora una volta che passa dalle tue mani è quello. Non ce ne sono di storie. Mi manca il succo però oggi, Quanto è lungo. Quanto è lungo solo per dire. Ah, finalmente il nostro compaesano. Ivan Epis. Compaesano. Cioè nel senso. Bresciano anche lui. Ah, sì. È quello che ci commenta spesso. Finalmente è uscito anche. Senti, lui. Senti, Bressa poti. Brock! Brock! Ciao allora Ivan Epis! Esatto, salutiamo Ivan Epis che commenta spesso, io come sempre leggo tutti i allora, commenti. Allora l'annuncio lo faccio alla Poleyman, dai. Io vorrei! No dai, non alla Poleyman, fammelo alla Peppino, giusto. Davvero? No, perché non c'è Brock. Non c'è Brock. Dai, dimmi sto match che ti vado a selezionare, dai! Rey Mysterio e Sin Cara versus Kofi Kingston e Big E Langston Steel Cage Match. Gabbia di ferro fatta di sbarre di gabbia d'acciaio. E dove vado a prendere io lo Steel Cage Match? C'è lo Steel Cage Match. Non nel tornato. Nel tag team devi guardare prima di tutto. Sono già nel tag team. Steel Cage. Eccolo lì, Steel Cage. Che cavolo. Quindi ripetimi. Rey Mysterio si incara la coppia. La coppia che scoppia. Anche Ivan Epis, sei bresciano. Va subito a selezionarlo com'è. E l'altro chi era? L'altro Kofi Kingston e Big E. Kofi Kingston non so più neanche chi sia. Non so neanche se ci sia, ma eccolo là. È l'unico di colore che... Ah no. Certo, non è vero. Lì no, dico su lì, nella striscia. Non è vero, a parte c'era anche Mark Henry. In effetti hai ragione. E l'altro chi era? Quello di colore ma bianco però, sono due colori diversi. Big E, è lo stesso colore di... Guarda che diversità. Non è Juve contro Sampdoria. Sampdoria perché ho visto la... A chi? Ho visto... Chi è? Quello là. Blu, Rey Mysterio. Rey Mysterio. Sembrava Sampdoria. Dimmi che l'altro che non me lo ricordo Big più. Big E! Ah, ok. Finalmente vediamo Big E dopo... Big E Langston, dopo... Erano i nuovi Big E Langston. Un secondo, dammi il tempo. Eccolo qua, tenuto originale. Ivan Epis. Forza Brescia. Scegli Arena. Ha detto l'Arena, no, per caso. No, ha detto solo Steel Cage Match. Ragazzi. Ragazzi, qua è proprio tutto un casino. Allora, mi esco dai cos'è panni... Cos'è questo WrestleMania 2000? WrestleMania 2000. Che cos'è che facciamo? Ma scegliere una a caso, Steel Cage, No, Steel Cage... Fallo a Raw!
Lo facciamo semplicemente a Raw. Ma sì, facciamolo semplicemente a Raw. Poi non è poi così quel match che tutti aspettano. Niente, questo lo butto. Epica come sempre. E possiamo. Esco dai panni polema. Iniziare. E mi rimetto le cuffie e torno Peppino. Allora, io invece ricordo sempre a chi ci sta guardando. Qui sotto potete commentare il prossimo match che volete vedere. Massimo due commenti, non più di due, perché il terzo viene scartato. Niente da sé. Se ne fate uno qui sotto, ne farete uno nell'altro. Poi vi metto. Ah. Cosa? No, dico la stick in mezzo non è la Lightning SL, ma devi scappare dall'alto, ok? Eh sì. Ci sono i dubbi che ogni tanto ti avvengono. No, perché sai, le gabbie ormai sono talmente tante. Una volta era una gabbia d'acciaio fatta di sbarre di gabbia d'acciaio, come l'aveva progettata Santino Marella. Il progetto originale era quello. Poi loro hanno voluto metterci la rete. Rey Mysterio che attualmente è a Roma. A te è vero, andate a trovarlo. Chi è in zona Roma, passi a trovare quel... No, dai. No, vabbè, non fate gli ignoranti, perché... Sapete chi lo porta a fare il giro turistico per Roma? Il Frank. Il Frank. C'è Franchini che, se voi girate per Roma, passeggiate, vedete Franchini con i sette nani. non è Biancaneve, ma là è Franchini. E, ciao Frank. Stavo dicendo... Non fare l'ignorante. Stavo dicendo cosa? I commenti, sei vabbè. Sempre fandangoso. Ormai sapete... Cos'hai? No, ormai... Era un saluto con Era Frank. Un saluto amichevole. Ecco. E entra l'altro membro della coppia. Si incarica, questo qui dovrebbe essere... Ma mi sembra una donna, sembra. Raffaella Carrà con la maschera. Entra Raffaella Carrà, si incarrà, infatti. C'è il sotto, no? No, questo qui però è ancora Sin Cara, quello vecchio, non è unico. No, me. È unico Sin Cara. Beh, sì, è Sin Cara unico. È unico, ce ne mancherebbero due. Cioè. No, ma sai, siccome adesso c'è la moda che tutti copiano Sin Cara... Non c'è più quello originale. Prima l'ha fatto unico. Adesso lo fanno fare a Raffaella Carrà. Sin Carrà. Quando vedremo Sin Cara Pippo Baudo, ci sarà da spaventarsi. Esatto. Kofi. Eccolo qua. E intanto, ragazzi, come vedete nel video, ci sono online vari miei amici. Maurizio. Io ho visto molte richieste vostre di amicizia. Solo che non posso, cioè, aggiungervi tutti. Poi no. Non ho neanche tempo. Ha iniziato a giocare anche lui a WWE, quindi... Fai una bella cosa, invece. Di iscriversi al canale. Soprattutto di farlo entro il 23. Lunedì, 23. Sul nostro canale, cosa c'è? No, cosa c'è il 23? È settimana prossima il 23. Dobbiamo dire... C'è il... No, è il 18 lo speciale. No, ho capito, ma sul 23... nostro canale cosa c'è? Ah, cosa ospitiamo noi? C'è la live, e salutiamo ragazzi. Sempre gli amici di Pro Wrestling. Ma mi stavi... Perché ho tante cose in mente qui per il canale. A notare come l'uomo nero si sbatte e vola polvere bianca. Ma che cavolo! La sua entrata è così, c'è al sempre titolo, la polvere però, bianca. Al titolo di che roba, vabbè. È campione intercontinentale. È ancora campione. Allora è giusto. Però prima è entrato, si è sbattuto polvere bianca. Ma sei nero! Vabbè, ragazzi. Vabbè, particolari. La polvere no, è via. Stavo dicendo, dai, il 24, che è lunedì, ci sarà la live. Il live. Oh. La live. Vabbè. L'evento live. Sul canale YouTube. Su questo canale, dalle 21:15, da ragazzi. Ci saremo noi due. Più e altri YouTuber. Personaggi di... Che lavorano con Pro Wrestling Video. E voi potrete farci, grazie all'applicazione Question and Answers, mamma mia, tradotto per i non udenti, domanda e risposta, scriviamolo sotto per i non udenti, ecco. E potete farci tutte le domande, da wrestling a cosa fate durante il giorno. Ma non solo con l'applicazione. Se vi piace la cipolla o la pasta con i fagioli. Ma non solo con l'applicazione, ma sotto il post che c'è... Aspetta. È partito. Ah, ma è un tag team così, proprio alla tutti che si picchiano. Eh sì. Pensavo si dassero il cambio. Invece la gabbia è un po' dura, È da un po' che non vedo sti match, io non so più neanche come sono fatti, ragazzi. Volevo dire se che magari potete... abbiamo sbagliato, Ivan, no, le domande... scusaci. Va bene, ormai il match è iniziato. Le domande
No, vedi che sono tutti e due contro, vedi? Sì, lo so, sono due contro due, ma io pensavo ci dassero il cambio, invece non se lo danno. Ci no, sono no, proprio no. Tutti e quattro nel ring, poi esatto. Sì, sono due contro due. E poi chi esce, chi dei due esce, vince la coppia. Esatto. E attenzione, si incarta con questi magheggi. Le domande per il live potete farle o con l'applicazione Question and Answer, oppure su YouTube. Scrivendole... scrivendole sul post, quello pubblicizzato dei Pro Wrestling, sulla pagina, sulla foto, sul post, sulla foto, sul post. Dove è pubblicizzato? Vabbè, voi andate su Pro Wrestling. Dove è pubblicizzato video. In quel trade, quel post, potete. Vabbè, voi trovate tutti i link qui sotto, non vi perdete. Vabbè, collegatevi e fatele direttamente in Question Answer. Esatto. Che sennò... che poi ci siamo noi, ragazzi, non perdetevi. Siamo noi che rispondiamo. Lunedì alle 21:15. Siamo noi. Si parte su questo canale in diretta, ragazzi. E poi avevo un'altra cosa da dire che non mi ricordo più. Ah, e a proposito di date tu che mi hai fatto ricordare. Settimana prossima che faremo il Triple H, simuleremo il Triple H contro Daniel Bryan, ci sarà l'annuncio ufficiale dello speciale che faremo per un anno nostro volte lo di diciamo che no. Annuncio sarebbe poi dopo. No, ma l'annuncio è quello ufficiale. Ci sono iscritte su tutti i non udenti. Ah. Non peccato. No, vabbè. Comunque, settimana prossima vi diremo come sarà il pre-show. E voi, com'è che si dice? Aiutami. Voi, no, basta. Scrive, commenta, parla. Ma che bro. No, comunque, ragazzi, settimana prossima ci sarà il pre-show, ovviamente. E annunceremo questo speciale che sarà la Royal Rumble a 30 uomini, quindi saranno 50 minuti, un'ora e un quarto tutti di video, ragazzi. Eh sì. Quando? Ho tolto le cuffie e non ho sentito quello che dicevi. Cos'è? No, dicevo 50 minuti di video, che cosa? La Royal Rumble. Mamma mia. Eh sì, è 50 minuti con noi, ragazzi, Ah, il 18 uscirà. E sia chiaro, non è la Battle Royale, è la Royal Rumble. È la Royal Rumble, la Battle Royale. E attenzione, intanto Rey Mysterio ha fatto una powerbomb. Sono tutti e 30 ed è lo speciale che fa la WWE nel pay per view di WrestleMania. Ci sarà l'incontro Battle Royale in un'ora Andre the Giant. Esatto. Ma non ha niente a che fare con la nostra Royal Rumble, che esatto. È una Royal Rumble giusta. Quella reale. La facciamo 30 uomini, non 40, perché sennò veramente stiamo qua un giorno. Esatto, 30 uomini con sorprese dentro. Con sorprese dentro, voi potrete... intanto qui ti stanno chiamando le tappe. Vabbè, comunque sarà uno speciale. Poi vi daremo tutti i dettagli la settimana prossima quando faremo il pre-show di Triple H contro Daniel Bryan. Quindi non perdetevela quel video, non perdetevelo. Quel pre-show lì, non perdetevelo. Che ci sarà anche la nostra la rivelazione. La rivelazione che ormai no, farà vabbè. Questa Royal Rumble in modo... E intanto ci stanno chiamando ancora. Ancora? Eh sì. Tanto salutiamo l'amico... Mi sta chiamando. Salutiamo l'amico Perlo. Perlo. Luciano. Luciano, che tra l'altro segue il wrestling. Segue. Infatti, è quello che da cui dovrò andare a vedere il WrestleMania durante la cena. Allora lo salutiamo e stiamo registrando. Salutiamo Lucio. Pepino non può rispondere. Se non puoi collegarti e guardare in diretta, sappi che non rispondo perché sto registrando il video di. Infatti, questo è il messaggio che mi arriva di Lucio, che dice grazie per avermi mandato a... Poi lo richiamo e dico, venerdì o sabato guarda i video perché comparirai nell'annuncio. Esatto. Ciao Lucio. Al minuto 14. Al minuto 14. E intanto Kofi Kingston... Viene strappato brutalmente da Sin Cara. La potenza di Sin Cara. Attenzione, powerbomb di Big E. Powerbomb di Big E. È proprio Big E. Però la potenza di Sin Cara. Ma Sin Cara, però, a me piace. Ma smetti. A me piace, ragazzi, Sin Cara. Raffaella, guarda che numeri che si fa Sin Cara. Sai che però non so se c'è lo schienamento.
No, devi scappare. Devi scappare proprio. Intanto sì, Sincara, con l'agilità che c'ha. Strappalo giù, li patapam, ecco. Qua forse questo match si fa più lungo dell'altro. Esatto, che visto. Ed era anche meglio l'altro, perché questo è... No, vabbè, ma non mi dispiace, non mi dispiace. No, vabbè, Big E intanto non mi dispiace, va, Big E intanto... Caga nessuno. 150 kg di uomo, okay, sta cercando chi di... chi lo tira giù da lì adesso? E se ti arriva addosso sono cavoli. Ha rischiato. E intanto l'Undertaker si intromette. L'Undertaker si intromette. No, erano i Wyatt questi. Ah, Low Wyatt. Low Wyatt. Wyatt. Ormai ragazzi, quando, quando parlo di Bray Wyatt, io lo chiamo Low Wyatt. Low Wyatt. Lui è Low Wyatt. Low Wyatt. E giù anche te, ma è c'è... giù anche. Non... Boh, non lo so. Non c'è porta, ma non posso uscire da di qua, che non c'è neanche la rete. Cavalchi la corda, esci. No, cioè, guarda che è un po' invisibile, guarda. È un po' invisibile. È lì, si vede. È lì. Si vede. Bellissimo incontro. Cosa stanno dicendo i nostri amici commentatori? Però qua... Vediamo. E viene ancora strappato giù. Mamma mia. Eccolo qua. E Re Mysterio è vicino a un rinnovo, ecco, la WWE. No! Si vociferava che invece non rinnovasse, no. Invece rinnova. È vicino al rinnovo. Perché? Sai perché? Vuole andare al main event, no, anche lui a WrestleMania. Perché l'hanno messo nel cartone della WWE. Oh, io ho visto, cioè, è una cosa allucinante. Hai visto? Sì, l'ho visto. Le quattro puntate, sì, mamma sì, mia. Le ho visti, sì. Cosa ne dici? Li pensavo disegnati meglio. Non sono disegnati, sono pazzi. Sì, pensavo un disegno, qualcosa. Pensavo di più. Un cartone animato reale. Dopo. Alcuni non ci assomigliano per niente, infatti. Vabbè. Le voci però sono le loro. Sì, le voci sono le loro, quello è bello. Sì, perché John Cena, la voce è sua. Sì, sì, è sua. Quella di John Cena si riconosce subito. Quella di Big Show non l'ho capita molto bene se è proprio la sua. Ma John Cena mi sa che ha dato la voce. Sì, è la sua. John Cena per la federazione darebbe anche l'anima, figurati se non dà la voce. E poi lui è anche un rapper, diciamolo, ragazzi. Quindi chi se ne intende di voce è meglio di John Cena. Esatto. Non c'è problema. Intanto Re Mysterio scala l'invisibile. Scala l'invisibile parete e vola. Vola. Non lo so. Re Mysterio ci sorprende, nonostante la sua panza che c'ha. Però io voglio vedere i numeri di Kofi sono... improponibili. Sì, ma è l'unico che è un po' fuori luogo qui è Big E, perché sono tre wrestler leggeri, diciamo, che saltano, poi i salti che fa Kofi alla Royal Rumble, ha fatto un salto di 8 metri ai paper, attenzione Big tutti e due, entrambi Big E e Kofi sono fuori ragazzi, mamma mia che tacchino. È andata. E intanto Big E è ancora sulla... Kofi vuol fare un numero, mi sa. Ma ormai si guardano, ormai sono fermi, basta. Kofi rimane là, non c'è voglia di scendere. Kofi mi hai deluso. Non so. Re Mysterio gli dice... Ma a quanto pare devono uscire tutti e due. Sì. Ormai è stato riguardanti. Io mi aspettavo il numero di Kofi. Anch'io, invece niente. Intelligenza artificiale è proprio un'intelligenza di... E invece niente, finisce qua il match, ragazzi. I numeri di Kofi che ha fatto nelle varie Royal Rumble. Non mi è più così piaciuto questo match. Ma beh, vabbè. Cioè, pensavo che durava di più. Comunque Kofi, i numeri di Kofi. Comunque, riguardo al cartone animato, io ricordo, sì, invito anche gli amici, sì, visto no, che siete sempre così ligi al dovere quando io vi dico di far qualcosa, voi la fate? Perché io sono com'è, sono polema, io se vi dico magna, bevi, io vi dico commentate, per chi ha la mia età più o meno, diciamo, e si ricorda i veri cartoni animati del wrestling. Una volta c'erano, sì. La compagnia di Hogan si chiamava, mi sembra, non lo so. Ed erano cartoni animati proprio, dove c'erano, li mandavano negli anni 80, 90, primi anni, sì, fine anni 80. Erano cartoni animati dove c'era proprio la compagnia dei buoni, dei face, contro quella degli heel, i cattivi. E c'era la capitanata da Hogan, dove c'era Hogan, c'era Andre the Giant, c'erano molti personaggi, tipo di là nei cattivi c'era lo Sheik, Iron Sheik, c'era Roddy Piper, io non lo so, stai proprio c'era parlando, Nikolai Volkov, tutti questi vecchi lottatori, invece no? Questo qua e nuovo c'era Min Jin commentatore, ok, in questo qua nuovo invece c'è
sto personaggio qua che è il capo della WWE, non è Vince McMahon, quello è con la maschera, mascherato, visto? Che ha licenziato, tutti e loro, i wrestler tipo John Cena, Big Show, lavoro, sì, per guadagnarsi da vivere, sì. Tipo John Cena fa il meccanico, e c'è Alberto Del Rio che fa cose, gelati, non lo so. Sì, fa una caffetteria. Caffetteria, bravo. Poi c'è Kane che fa il pizzaiolo, che poi è arrivato Santino a dirgliele dietro, è un putiferio. Kane che fa il pizzaiolo. Che le brucia, fa così, brucia tutte le pizze. Ma John Cena meccanico è spettacolare. John Cena, vabbè, si sapeva che John Cena andava a finire a fare il meccanico, Beh, Del Rio fare le caffetteria. E l'altro, L'altro, chi era poi l'altro? Big Show, ma non ricordo. Sì, Big Show che ha portato la macchina a da John Cena e ha fatto l'incontro. Che non ci stava. Dopo alla fine è riuscito a entrare nella macchina. Sì. Vabbè. Però sui cartoni erano meglio quelli che vedevo io. Chi li ha visti come me, quelli della compagnia. Se riuscite a rivederli ancora, mandate anche il titolo che non mi ricordo. Ho capito, ma ormai noi. Non so come si chiama. Noi giovani conosciamo solo il Kogan e chi poi. Voi giovani andate a vedervi quelli lì che sono belli. Ma non ha più senso guardare. Al Kogan, Andre the Giant, Roddy Piper. Ma ho capito, ne conosci tre. C'è Min Jin che è commentatore, no? Min Jin. Comunque quello che fa il. Bro. Il cattivo. No! Quello che fa il cattivo nel. Chi è Coleman? No. Sembra. Ormai parli un po' come. Ormai ti sta venendo un po' normale parlare come Paul Heyman, guarda. Fuck! Poi lui quando inizia a parlare Paul Heyman. Excuse me! No, quella è un'altra. No, è sempre buonasera. No, I'm Paul Heyman! Mi chiamo. Paul Heyman tutte le volte sono, lo dice, okay, mamma ma tutti mia. Quelli che entrano sul ring, quando salgono sul ring, dicono chi sono. Ma perché? Ma che c'è, se sei lì c'è la gente che riconosce. No, ma è una cosa. È una moda che ha lanciato. Ma c'è anche una maglietta, se non mi sbaglio, I am Paul Heyman. No, ma è una moda che ha lanciato il povero estinto. Chi? Come si chiamava? John Laurinaitis. Laurinaitis. Già, che l'imitazione di Laurinaitis devo farla senza capello. Quando entrava. Un'altra cosa che volevo dire. Ultimamente girava sto video di Nicola Sansone che ha fatto un gol. Lui gioca, non so. Ah, sì. Hai visto anche te? Sì, sì, l'ho visto. Che ha esultato. Gli amici. Cosa e Franchini l'hanno pubblicato. Esatto. Ha esultato stile Real Americans e We the People. Esatto. Ma non solo quello. Per voi. Ma non solo quello. Sì, e poi c'era anche l'altro. Com'è che si chiama poi? Miccoli. Sì. Che lui, vabbè, è da è sempre. È un partito di wrestling. Ha fatto le esultazioni, tre gol in tre modi diversi. No, due. Uno John Cena e uno Daniel Bryan. John Cena e poi Yes. Lo Yes di Daniel Bryan. Esatto. Bisognerebbe veramente portarlo anche di qua, lo Yes. Lo Yes Movement. Ma ti immagini che un giocatore della Juventus o del Milan o quel che è, di comunque squadre importanti, Inter. Facesse lo Yes e tutto lo stadio con lo Yes, sarebbe una figata. L'ha fatto Miccoli, non l'ha cagato Miccoli. Miccoli, ho capito, ma metti magari una partita importante o quello che è. Sarebbe bello vedere tutto lo stadio, non tutto, ovviamente chi tifa la squadra, a fare Yes e magari gli altri no. Sarebbe epico, veramente sarebbe epico. Ma ragione. Dai, salutiamo i nostri ascoltatori. Non ricordo più quello che stavo dicendo. Stavo dicendo prima. Qualcosa dei cartoni, finito tutto. Esatto, i cartoni, se mi mandate il titolo che non mi ricordo più come si chiamava. Sì, mi mandate quelli il lì dalla compagnia di Hogan, ci sono quelli della mia età che li vedevano, se lo ricordano. E guardatelo su YouTube se lo trovate ancora. Senti il tuo amico Brock, metti sulla cuffia che è arrivata la sua casa. Brock! Magna baby! E basta. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, che è una cosa molto importante. E se non l'avete fatto, gli ignoranti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale in modo da non perdere. Perché sono in live, in modo da non perdere il live di lunedì. Principalmente, no. Lunedì sera alle 21. Sì, lunedì sera, lunedì questo che viene alle 21:15 su quel canale qua ci sarà il live di Pro Wrestling Video. Esatto.
E comunque iscrivetevi per non perdere nessun nostro video. E che altro devo dirvi? Commentate il match che volete vedere. Commentate, importantissimo, commentate qui sotto il match che volete che la prossima volta sia qua dentro. E valutate se iscrivervi. E valutate se iscrivervi, l'ho già detto, se non siete già iscritti. Non fate gli ignoranti, comprate il libro di posta. Cosa? E leggetelo anche, perché se lo comprate e basta. No, iscrivetevi alla nuova palestra a Milano. No, non c'è ancora. Per la, non c'è ancora. Non penso. No, comunque, vabbè, dopo ci sono tutti i link in descrizione, ragazzi. Se volete le magliette o iscrivervi alla nostra pagina Facebook. È durato poco, si incara e alla compagnia. Stiamo facendo diventare lungo. E allora salutiamo, dai, salutiamo. Vi ricordo di seguire il prossimo episodio, che è molto importante, perché ci sarà una rivelazione. And see you soon. See you soon. Ciao belli. Ciao. Ciao. No, non lo so cosa hai detto. Brock! Ciao. Qua polemma, ragazzi, non sta bene. È campione intercontinentale. È ancora campione. Eh sì. Allora è giusto. È giusto. Però prima è entrato, si è sbattuto, polvere bianca. Ma sei nero! Vabbè, ragazzi. Vabbè, particolari. La polvere no, è bianca. Stavo dicendo, dai, il 24, che è lunedì, ci sarà la live. Il live. Oh. La live. Vabbè, l'evento live sul canale YouTube, su questo canale, dalle 21:15, ragazzi, ci saremo noi due più e altri youtuber, personaggi di che lavorano con Pro Wrestling Video. E voi potrete farci, grazie all'applicazione Question and Answers, mamma mia, tradotto per i non udenti, domanda e risposta, scriviamolo sotto per i non udenti, ecco. E potete farci tutte le domande, da wrestling a cosa fate durante il giorno, ma non solo con l'applicazione, se vi piace la cipolla o la pasta con i fagioli, ma non solo con l'applicazione, ma sotto il post. Ah, ma aspetta, è partito. Ah, ma è un tag team così proprio alla tutti che si picchiano. Eh sì. Pensavo si dassero il cambio. Invece la gabbia è un po' dura, È da un po' che non vedo sti match, io non so più neanche come sono fatti, ragazzi. Volevo dire, se che magari abbiamo sbagliato, Ivan, no, le domande, scusaci. Va bene, ormai il match è iniziato. Le domande. No, vedi che sono tutti due contro, vedi? Sì, lo so, sono due contro due, ma io pensavo si dassero il cambio, invece non se lo danno. Ci sono proprio tutti e quattro nel ring, poi esatto. Sì, sono due contro due. E poi chi esce? Chi dei due esce? Vince la coppia. Esatto. E attenzione, si incarica con questi magheggi. Le domande per il live potete farle o con l'applicazione Question and Answer oppure su YouTube. Scrivendole su YouTube. Scrivendole sul post, quello pubblicizzato di Pro Wrestling, sulla pagina. Sulla foto, sul post. Dove è pubblicizzato? Vabbè, voi andate su Pro Wrestling. Dove è pubblicizzato video. In quel trade, quel post, potete... Vabbè, voi trovate tutti i link qui sotto, non vi perdete. Vabbè, collegatevi e fatele direttamente in Question and Answer. Esatto. Che sennò... Che poi ci siamo noi, ragazzi, non perdetevi. Siamo noi che rispondiamo. Lunedì alle 21:15. Siamo si noi parte qua. Su questo canale in, comandante, in diretta, ragazzi. E poi avevo un'altra cosa da dire che non mi ricordo più. Ah, e a proposito di date, tu che mi hai fatto ricordare. Settimana prossima che faremo il Triple H, simuleremo il Triple H contro Daniel Bryan, ci sarà l'annuncio ufficiale dello speciale che faremo per un anno nostro di combatti. Tutte le volte lo diciamo che annuncio sarebbe poi dopo. No, ma l'annuncio è quello ufficiale. Ci sono iscritte sotto quelli non udenti. Ah. Hanno beccato. No, vabbè. Comunque, settimana prossima vi diremo come come sarà il pre-show. E voi, com'è che si dice? Aiutami. Voi, no, basta. Scrive, commenta, parla. Ma che Brock? No, comunque, ragazzi, settimana prossima ci sarà il pre-show, ovviamente. E annunceremo questo speciale che sarà la Royal Rumble a 30 uomini, quindi saranno 50 minuti, un'ora e un quarto tutti di video, ragazzi. Eh sì. Quando? Ho tolto le cuffie e non ho sentito quello che dicevi. Cos'è?
No, dicevo 40 la... 40 minuti di video che cosa? La Royal Rumble. Mamma mia. Sì, è 50 minuti con noi ragazzi, eh. Ah. Il 18 uscirà proprio. E sia chiaro, non è... La Battle Royale. È la Royal Rumble. È la Royal Rumble. La Battle Royale. E attenzione, intanto Rey Mysterio ha fatto una powerbomb. Sono a tutti e 30. Ed è lo speciale che fa la WWE nel pay per John Cena. Per la federazione darebbe anche l'anima. Figurati se non dà la voce. E poi lui è anche cartone. Un rapper, diciamolo, ragazzi. E quindi chi se ne intende di voce è meglio di John Cena. Esatto. Non c'è problema. Intanto Rey Mysterio. Scala l'invisibile. Scala l'invisibile parete. Vola. Vola. Non lo so, Rey Mysterio ci sorprende, nonostante la sua panza che c'ha. Però io voglio vedere i numeri di Kofi sono improponibili. Sì, ma è l'unico che è un po' fuori luogo qui è Big E, perché sono tre wrestler leggeri, diciamo, che saltano, poi i salti che fa Kofi. Alla Royal Rumble, ha fatto un salto di 8 metri. Ai paper, attenzione, attenzione tutti e due, entrambi. Big E e Kofi sono fuori ragazzi, mamma mia che tacchino. È andata. E intanto Big E è ancora sulla... Si alza. Kofi vuol fare un numero, mi sa. Ma ormai si guardano, ormai sono fermi, basta. Kofi rimane là, non c'è voglia di scendere. Kofi mi hai deluso. Non so, Rey Mysterio gli dice... Ma a quanto pare devono uscire tutti e due, sì. Ormai è stato aspettavo riguardanti. Il numero di Kofi. Anch'io, invece niente. Intelligenza artificiale è proprio un'intelligenza di... E invece niente, finisce qua il match, ragazzi. I numeri di Kofi che ha fatto nelle varie Royal Rumble. Non mi è più così piaciuto questo match. Ma dai, vabbè. Cioè, pensavo che durava di più. Comunque Kofi, i numeri di Kofi. Comunque, riguardo al cartone animato, io ricordo, invito anche gli amici, visto che siete sempre così ligi al dovere quando io vi dico di far qualcosa, voi la fate? Perché io sono polemico, io se vi dico, magna, bevi, io vi dico, commentate, per chi ha la mia età più o meno, diciamo, e si ricorda i veri cartoni animati del wrestling. Una volta c'erano, la compagnia di Hogan si chiamava, mi sembra, non lo so. Ed erano cartoni animati proprio, dove c'erano, li mandavano negli anni 80, 90, primi anni, sì, fine anni 80. Erano cartoni animati dove c'era proprio la compagnia dei buoni, dei face, contro quella degli heel, i cattivi. E c'era la capitanata da Hogan. Dove c'era Hogan, c'era Andre the Giant, c'erano molti personaggi tipo di là nei cattivi, c'era lo Sheik, Iron Sheik, c'era Roddy Piper, io non lo so, stai pensando, c'era Nikolai Volkov, tutti questi vecchi lottatori, no? Invece questo qua e nuovo, c'era Min Jin commentatore, ok, in questo qua nuovo invece c'è sto personaggio qua che è il capo della WWE, non è Vince McMahon, quello è con la maschera visto, che ha licenziato tutti e loro i resta tipo John Cena, Big Show, per guadagnarsi da vivere, tipo John Cena fa il meccanico, c'è Alberto Del Rio che fa cose, gelati, non lo so, sì, fa una caffetteria, bravo, poi c'è Kane che fa il pizzaiolo che poi è arrivato Santino a dirgliele dietro, è un putiferio. Che fa il pizzaiolo. Che le brucia, fa così, brucia tutte le pizze. Ma John Cena meccanico è spettacolare. John Cena, vabbè, si sapeva che John Cena andava a finire a fare il meccanico. Del Rio fare le caffetteria. E l'altro è? L'altro, chi era poi l'altro? Big Show, ma non ricordo. Sì, Big Show che ha portato la macchina... da John Cena e hanno fatto l'incontro che non ci stava dopo alla fine è riuscito a entrare nella macchina, sì, vabbè, però sui cartoni erano meglio quelli che vedevo io, chi li ha visti come me, quelli della compagnia, se riuscite a rivederli ancora mandate anche il titolo che non mi ricordo, ma ho capito, ma ormai noi non so come si chiama, noi giovani conosciamo solo Hulk Hogan e chi poi i giovani dentro. Andate a vedervi quelli lì che sono belli, ma non ha più senso guardare Hulk Hogan andrà, chi è quello là? Blu, Rey Mysterio. Rey Mysterio. Sembrava Sandoval. Dimmi che l'altro che non me lo ricordo Big più. Big E. Ah, ok. Finalmente vediamo Big E dopo... Big E.
Biggie Langston. Dopo erano i nuovi Biggie Langston. Oh, un secondo, dammi il tempo. Eccolo qua, tenuto Ivan originale. Ivan e Peace. Forza Brescia. Scegli Arena. Ha detto l'Arena, no, per caso. No, ha detto solo Steel Cage Match. Steel, ragazzi. Ragazzi, qua è proprio tutto un casino. Allora, mi esco dai cos'è panni. Cos'è questo WrestleMania 2000? WrestleMania 2000. Che cos'è che facciamo? Ma scegliere una a caso, Steel Cage. Ma... No, Steel Cage... Fallo a Raw. Lo facciamo semplicemente a Raw. Ma sì, facciamolo semplicemente a Raw. Poi non è poi così quel match che esatto. Tutti aspettano. Niente, questo lo butto. Epica come sempre. E possiamo... Esco dai panni Polema. Iniziare. E mi rimetto le cuffie e torno Peppino. Allora, io invece ricordo sempre a chi ci sta guardando. Qui sotto potete commentare il prossimo match che volete vedere. Massimo due commenti, non più di due, perché il terzo viene... scartato. Niente da sé. Se ne fate uno qui sotto, ne farete uno nell'altro. Poi vi metto. Ah. Cosa? No, dico la stick in mezzo non è la Lading SL, ma devi scappare dall'alto, ok? Eh sì. Ci sono i dubbi che ogni tanto ti avvengono. No, perché sai, le gabbie ormai sono talmente tante. Una volta era una gabbia d'acciaio fatta di sbarre di gabbia d'acciaio, come l'aveva progettata Santino Marella. Il progetto originale era quello. Poi loro hanno voluto metterci la rete. Rey Mysterio che attualmente è a Roma. A te è vero, andate a trovarlo. Chi è in zona Roma, esatto. Passi a trovare quel... No, dai. No, vabbè, non fate gli ignoranti, perché sapete chi lo porta a fare il giro turistico per Roma? È il Frank. C'è Franchini che, se voi girate per Roma, passeggiate, vedete Franchini con i sette nani. non è Biancaneve, ma là è Franchini. Ciao Frank. Stavo dicendo. Non fare l'ignorante. Stavo dicendo cosa? I commenti. Sei sempre fandangoso. Ormai sapete. Cos'hai? No, ormai. Un saluto con era Frank. Un saluto amichevole. Ecco. E entra l'altro membro della coppia. Si incarica, questo qui dovrebbe essere. Ma mi sembra una donna, sembra. Raffaella Carrà con la maschera. Entra Raffaella Carrà, si incarrà. Infatti. C'è il. Sotto no? No, questo qui però è ancora Sin Cara, quello vecchio, non è unico. No, me. È unico Sin Cara. Beh sì, è Sin Cara è unico, ce ne mancherebbero due. No, ma sai, siccome adesso c'è la moda che tutti copiano Sin Cara, non c'è più quello originale. Prima l'ha fatto unico, adesso lo fanno fare a Raffaella Carrà. Sin Carrà, quando vedremo Sin Cara Pippo Baudo, ci sarà da spaventarsi. Esatto. Kofi. Eccolo qua. E intanto ragazzi... Come vedete nel video, ci sono online vari miei amici. Maurizio? Io ho visto molte richieste vostre di amicizia, solo che non posso aggiungervi tutti. Poi no. Non ho neanche tempo. Ha iniziato a giocare anche lui a WWE, quindi... Fai una bella cosa invece. Di iscriversi al canale, soprattutto di farlo entro il 23. Lunedì 23, sul nostro canale, cosa c'è? No, cosa c'è il 23? È settimana prossima il 23. Dobbiamo dire. C'è? Il? No, è il 18 lo speciale. No, aprile. Ho capito, ma sul 23... nostro canale cosa c'è? Ah, cosa ospitiamo noi? C'è la live, e ragazzi! Salutiamo sempre gli amici di Pro Wrestling. Ma mi stavi... perché ho tante cose in mente qui per il canale. A notare come l'uomo nero si sbatte e vola polvere bianca. Ma che cavolo! La sua entrata è così, c'è al sempre titolo, la polvere bianca. Al titolo di che roba, vabbè. Salve a tutti, cari amici, ce l'ho ancora qui, ragazzi, ce l'ho ancora qui. Non è andato via. Sono ancora peccato. E siamo qui con il secondo, abbiamo deciso dopo varie discussioni se farne un altro. Magna o no? Ormai lui non interessa più, tranne che imitare il carissimo Poleman. E questa è l'urna. Brock. Non è più l'urna, ma cos'è? È sempre l'urna. Anche se stai imitando Poleman.
La prossima volta faccio Paul Bear, se vengo, mi faccio i baffettini, faccio Paul Bear. Un po' bianco, devi metterti un po' di di Paul Bear, però di tinta lì, non so. Di, preferisco Polema, è più nei miei esatto, grandissimo Polema. E comunque siamo qui con il Jack e Peppino, ditelo a noi. E andrò con l'estrazione. Questi ricordiamo che prima avete visto il video lì di no? Avete visto le rinascite? Fatal Four Way. Devo digerire l'acqua che ho appena bevuto, ragazzi. Magna! Beve, digerisce! Rutte, scurreggia! Rock! No, vabbè, stiamo seri un attimo. Questi qui sono i commenti, come sempre, che avete fatto sotto il match di Undertaker contro Daniel Bryan, il famosissimo Daniel Bryan Extreme Rules match. Ma basta! Sto facendo pronto io con questo cocktail, non lo so. E l'altro match era Yokozuna contro The Big Show. Apriamo, esce il fumo adesso. Brock! E andiamo. Nessuno può battere Brock! Io mescolo ancora, ragazzi, ok. Eccolo qua il biglietto fortunato. O sono due? No, è uno, È uno? Sono due? No, sono due, è uno. Due. Sono due. Quale vuoi? E l'hai preso te, quello è quello sacro, quello lì che hai preso. Ah, quello te. Che toccano le mie mani è sacro. Sì, è sacro. Brock! Allora una volta che passa dalle tue mani è quello. Non ce ne sono di storie. Mi manca il succo però oggi, Quanto è lungo. Quanto è lungo solo per dire... Ah, finalmente il nostro compaesano! Ivan Epis, compaesano. Cioè nel senso... Bresciano anche lui. Ah, sì. È quello che ci commenta spesso. Finalmente è uscito anche lui. Senti, Bressa poti, Brock! Brock! Ciao allora Ivan Epis! Esatto, salutiamo Ivan Epis che commenta spesso, io come sempre leggo tutti i allora commenti. L'annuncio lo faccio alla Polema, dai. Io vorrei! No dai, non alla Polema, fammelo alla Peppino, giusto. Davvero? No, perché non c'è Brock. Non c'è Brock. Dai, dimmi sto match che ti vado a selezionare, dai! Rey Mysterio e Sin Cara versus Kofi Kingston e Big E Langston Steel Cage Match. Gabbia di ferro fatta di sbarre di gabbia d'acciaio. E dove vado a prendere io lo Steel Cage Match? C'è lo Steel Cage Match. Non nel tornato. Nel tag team devi guardare prima di tutto. Sono già nel tag team. Steel Cage. Eccolo lì, Steel Cage. Che cavolo. Quindi ripetimi. Rey Mysterio si incara la coppia. La coppia che scoppia. Anche Ivan Epis, sei bresciano. Va subito a selezionarlo com'è. E l'altro chi era? L'altro Kofi Kingston e Big E. Kofi Kingston non so più neanche chi sia. Non so neanche se ci sia, ma eccolo là. È l'unico di colore che... Ah no. Certo, non è vero. Lì no, dico su lì, nella striscia. Non è vero, quello a parte c'era subito. Anche Mark Henry. In effetti hai ragione. E l'altro chi era? Quello di colore ma bianco però, sono due colori diversi. Big E, è lo stesso colore di... Guarda che diversità. Non è Juve contro Sampdoria. Sampdoria perché ho visto la... A chi? Ho visto, vuol dire Slammenia. Ci sarà l'incontro Battle Royale, in onore Andrea De Giant. Esatto. Ma non ha niente a che fare con la nostra Royal Rumble, che esatto. È una Royal Rumble giusta. Quella reale. La facciamo 30 uomini, non 40, perché sennò veramente stiamo qua un giorno. Esatto, 30 uomini con sorprese dentro. Con sorprese dentro, voi potrete... Intanto qui ti stanno chiamando le tappe. Vabbè, comunque sarà uno speciale. Poi vi daremo tutti i dettagli la settimana prossima quando faremo il pre-show di Triple H contro Daniel Bryan. Quindi non perdetevela quel video, non perdetevelo. Quel pre-show lì, non perdetevelo. Che ci sarà anche la nostra la rivelazione. La rivelazione che ormai no, farà vabbè. Questa Royal Rumble sì. In modo... E intanto ci stanno chiamando ancora. Ancora? Sì. Tanto salutiamo l'amico... Mi sta chiamando. Salutiamo l'amico Perlo. Perlo. Luciano. Luciano, che tra l'altro segue il wrestling. Segue. Infatti, è quello che da cui dovrò andare a vedere il WrestleMania durante la cena. Allora lo salutiamo e stiamo registrando. Salutiamo Lucio. Peppino non può rispondere. Se non puoi collegarti e guardare in diretta, sappi che non rispondo perché sto registrando il video di. Infatti questo è il messaggio che mi arriva di Lucio che dice grazie per avermi mandato a poi lo richiamo e dico
venerdì o sabato, guarda i video perché comparirai nell'annuncio. Esatto. Ciao Lucio. Al minuto 14. Al minuto 14. E intanto Kofi Kingston viene strappato brutalmente da Sin Cara. La potenza di Sin Cara. Attenzione, powerbomb di Big E. Powerbomb di Big E. Big E. È proprio Big E. È Big E. Però la potenza di Sin Cara. Ma Sin Cara, però, a me piace. A me piace. Ma smetti. A me piace, ragazzi, Sin Cara. Raffaella, che guarda che numeri che si fa Sin Cara. Sai che però non so se c'è lo schienamento. No, devi scappare. Devi scappare proprio. Intanto sì, Sin Cara, con l'agilità che c'ha. Strappalo giù lì, patapam, fette. Qua forse questo match si fa più lungo dell'altro. Esatto, che visto. Ed era anche meglio l'altro, perché questo è... No, vabbè, ma non mi dispiace, non mi dispiace. No, vabbè, Big E intanto non mi dispiace, va, Big E intanto... Non lo caga nessuno. 150 kg di uomo, okay, sta cercando chi di... lo tira giù da lì adesso? E se ti arriva addosso sono cavoli. Ha rischiato. E intanto l'Undertaker si intromette. L'Undertaker si intromette. No, erano i Wyatt questi. Ah, Low Wyatt. Low Wyatt. Wyatt. Ormai, ragazzi, quando, quando parlo di Bray Wyatt, io lo chiamo Low Wyatt. Low Wyatt. Lui è Low Wyatt. Low Wyatt. E giù anche te, ma è c'è... giù anche. Non... Boh, non lo so. Non c'è porta, ma non posso uscire da di qua. Che non c'è neanche la rete. Cavalchi la corda, esci. No, cioè, guarda che è un po' invisibile, guarda. È un po' invisibile. È lì, si vede. È lì. Si vede. Bellissimo incontro. Cosa stanno dicendo i nostri amici commentatori? Però qua... Vediamo. E viene ancora strappato giù. Mamma mia. Eccolo qua. E Re Mysterio è vicino a un rinnovo, ecco, la WWE. No! Si vociferava che invece non rinnovasse, no. Invece rinnova. È vicino al rinnovo. Perché? Sai perché? Vuole andare al main event, no, anche lui a WrestleMania. Perché l'hanno messo nel cartone della WWE. Oh, io ho visto. Cioè, è una cosa allucinante. L'hai visto? Sì, l'ho visto. Le quattro puntate. Sì, mamma mia. Le ho visti, sì. Cosa ne dici? Li pensavo disegnati meglio. Non sono disegnati, sono pazzi. Sì, pensavo un disegno, qualcosa. Pensavo di più. Un cartone animato reale. Dopo. Alcuni non ci assomigliano per niente, infatti. Vabbè. Le voci però sono le loro. Sì, le voci sono le loro, quello è bello. Sì, perché John Cena, la voce è sua. Sì, sì, è sua. Quella di John Cena si riconosce subito. Quella di Big Show non l'ho capita molto bene se è proprio la sua. Ma John Cena mi sa che ha dato la voce. Sì, è la sua. È la sua.